Ragazzuoli cari, bentornati ad un nuovo video sul mio canale. Oggi siamo qui con una mod del mio carissimo amico Zitro. Stiamo parlando di Evil Cyan Canva. Sì, ok, in italiano si può chiamare come ci pare, ma per loro è Canva. Zitro, mo non ricordo se fosse spagnolo o inglese, perdonatemi. Comunque sia, gli devo riconoscere che ha fatto veramente un ottimo lavoro. Cioè, andiamo a vedere qui. Abbiamo la forma base, ovviamente, con la maschera con la parte spaccata con tanto di cicatrice, la forma in Super Saiyan e infine la forma nel Super Saiyan di quarto livello. In più vi informo che sta lavorando alla forma del Super Saiyan Osaru, o almeno così ci fanno credere che si chiami. Comunque sia, adesso lo andiamo a provare con un bel triangolo. Ok, Vegeta super cattivo. Andiamo al nostro campo di allenamento. Piccola cosa da dire su questa mod, ragazzi: non ho il mod pack Aura installato di Kataki. E qui è colpa mia, vi dico la sincera verità. Cioè, vedete questa qua che scivola, la vedete, però non c'è l'aura intorno come ad esempio quella di Vegeta. Comunque, andiamo a vedere il moveset. Il moveset è di Goku Super Saiyan di quarto livello. Sì. Poi, per giustezza, andiamo a provare anche la triangolo. Anche se non mi va proprio di provare la presa, raga, perché la presa. Oddio, stavo a dire la presa di Goku è una rottura de palle, invece no, non è de Goku, ragazzi, è di Mira, spettacolo. Comunque le mosse sono Corruption Charge, carica corrotta. Il problema è questo, vedete, qui non si vede l'aura. Comunque poi abbiamo Evil Energy Wave, che è una finale, guardate quanto è bella, però cioè non capisco perché metterla come super, però va bene, è figa, molto bella. Poi il piattino della furia, che è quello molto simile al vecchio Kanbe, quello che avete visto con le mani d'aura. No, non è che è molto simile, è quella la mossa in sostanza. È una mossa impeto anziché una mossa scomparsa che attacca il primo che vede. Poi abbiamo lo sparatrappola, che è la mossa di Bojack, però recolorata in una maniera molto bella. Fighissima. Come evasiva poi abbiamo il Corruption Strike, che non sarebbe nient'altro che come si chiama? Il colpo di rottura, però questo qui viene chiamato colpo di corruzione. Poi abbiamo la trasformazione Evil Power Unashled. Oh, figo, figo. Immaginatevi voi, non io, con l'aura quella che ha fatto Kataki. Molto bella. Qua sotto c'è il link sia della mod che dell'aura pack. Guardate l'Evil Super Saiyan, che figo. Vabbè, questa è ovviamente l'aura del gioco, vedete? Qui almeno è comparsa un'aura. E non c'è il Super Saiyan 4. Cavolo. Comunque, come mosse finali abbiamo il Madness Rush. Oddio, quella di Jiren. Però la possiamo fare con solo 5 barre di aura. Ed è OP, cavolo. L'ha praticamente sbragato per terra. E infine abbiamo il Désastre Eraser. Ah, oddio, mi sa che è francese, Zitro, regà. Mi sa che, cioè, ho detto una minchiata di che è spagnolo, forse. Non mi ricordo, mo. Che bell'amico che so. Comunque, bellissima sta mossa. Veramente fantastica, bella. Mi piace un sacco. E niente ragazzi, in sostanza questa era la mod. Adesso noi andremo a scontrarci contro un personaggio innanzitutto al nostro stesso livello. E poi lo prenderemo a gambe Super Saiyan di quarto livello da subito. Io direi di andarci a sfida proprio con uno del Black Goku Mod Pack. Ragazzi, andate a vedere il video perché spacca questo pack. Ho provato qualche mod. Vediamo, perché non il Super Saiyan leggendario? Mi interessa molto sta mod, anche avercela contro. Andiamo alla stanza dello spirito del tempo. Eccoci qua. Allora, lui inizia subito ovviamente con il cercare di passare dietro. Cavolo, ma aspettavo fosse un pochino più forte. Ho fatto male con Tio, sorriatemi. Allora, c'ha l'iperguardia, regà. O se para lui, non so. Ah no, ok, no, 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 è tranquilla come cosa. Se fa easy questa. E adesso penso che lo sciottiamo con questa. Dai, no, è troppo OP. Vabbè, però se dobbiamo vederla tra virgolette come DLC canonico, potrebbe anche starci, visto che ha massacrato Vegeta Blue. Oddio, esplosione furiosa qui abbiamo. Ma no, fammela fare, fatti finire con esplosione furiosa. Cacchio. Vai adesso, utilizza la canve. Bam! No. Ma cosa? Ok, la missione tanto è vinta, però la mia missione è praticamente ucciderlo. No, 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 no. No. Con la mia mossa voglio che crepi. Vai con esplosione furiosa. Oh, ce l'ha fatta a morire, cavolo. Tutto sommato era questa la mod. Io vi lascio di nuovo, cioè vi ridico che vi lascio il link qua sotto. Una cosa. Ho chiuso l'account Instagram, regà. Non mi state a chiedere perché, per aggiornamenti o cose varie. Quello
qui sotto, sotto al primo commento e anche nella sezione community, trovate il nuovo link, perché questo non si aggiornava, non potevo fare sondaggi, domande, onestamente era brutto perché potevo interagire poco con voi. Niente, detto questo, spero che il video vi sia piaciuto, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, mettete attivate la campanella per non perdere nessuno dei prossimi video, noi come al solito ci vediamo ad un prossimo video, ricordate che la curiosità intrattiene.